Ci troviamo al comune di Luca de Marzi, strada 46. Guardiamo il panorama Pucense. In fondo c'è il comune di Luca de Marzi. Beh, l'aria è offuscata, però qualcosa si vede. La Valle Longa, Trasacco, e questo è l'altro panorama Pucense. Ah, 360 gradi. Certamente se la serena si vedeva meglio. Ecco, Montevelino là, tutte nuvole ci stanno, però oggi è una giornata migliore di ieri, soprattutto non c'è la nebbia che ti entra negli occhi, nell'udito, nelle narici del naso, nelle ossa, e soprattutto la nebbia. Ah, qua c'è lo stop, a proposito, via adesso. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, qua ci sto solo io. Vabbè, fammi camminare a piedi. Adesso faccio la svolta. Questo proseguiva verso ovest. Quello è ovest, quindi provengo da ovest. E chi va sotto va verso est. Giro di qua e vado verso sud. Beh, che faccio adesso? E adesso faccio una cosa, faccio una camminata a piedi. Allora, quando si cammina a piedi si ha una maggiore riflessione e concentrazione. Certamente quando si guida la bici bisogna avere i riflessi per commentare via di seguito. Guarda qua, oh. Tutti i terreni, qua che c'è stato, qua il porro c'è stato, oh. Si sente ancora l'odore del porro, senti un po' quanto è intenso. Va bene, terreni tutti a riposo, ma qua a marzo già ricominciano i trapianti. Bene, ma faccio un pezzo a piedi, tratto finale con la bici, penso per un'ora. Dovrei stare a casa. È altrettanto vero che è un'ora che sono uscito, però mi sono fermato al mio terreno, strada 45, perché io 1250 metri di terreno, strada 45, quindi oggi una buona parte a piedi e un'altra parte in bici. L'importante è camminare. Le festività le fanno stasera. Ah, vabbè, anzi qua le buche la maggior parte sono state otturate. Qua purtroppo con mezzi pesanti ogni tanto riesce qualche buca. Vabbè, in confronto a prima questo stradoncino è stato sistemato. Questo è un punto di basso, il terreno più basso, che quando piove sono più soggetti ad allagamenti.